simpatico trovarci in questo bel santuarietto e tutte le volte dobbiamo mettere in evidenza come questo locale è molto accogliente, soprattutto perché è isolato da tutte le altre case, ma anche vedete che qui davanti c'è questo portico come in tante chiesette di un tempo. Vedete, a San Marco una volta c'era anche Madonna del Pino, si faceva questo atrio proprio per i pellegrini, quelli che andavano in pellegrinaggio non solo dovevano pensare a pregare, ma anche fermarsi, mangiare, trovarsi insieme. Se
chanto che chante, chanto va per you, chanto per ma mio che sta luende you. Vai savus montagnos, planos levavus, perché bosque veire mis amours unzum. Se chanto che chante, chanto va per you, chanto per ma mio che sta luende you. Se chanto che chante, chanto va per you, chanto per ma mio che sta luende. Germano è che non c'è mica, mi stacca un po' meglio per non confonderlo, prendiamo te il microfono, così è più al naturale, è più al naturale. Il passaggio era il 23, stando al 22. Un anno fa, con qualche difficoltà, ho descritto le fasi di ristrutturazione e abbellimento della chiesa. Quest'anno sto un po' meglio, spero quindi di essere più esplicito. Gli attuali massari non hanno mollato il tiro, anzi, di comune accordo, decidemmo di modificare la strada e portare l'acqua potabile. Prima di iniziare i lavori, ho interpellato i proprietari attigui che si sono dichiarati disponibili per eventuali modifiche. Di conseguenza, ho dato avvio ai lavori, inghiaiando metri lineari 1770 di strada con circa 450 metri cubi di detrito. A tal fine studiai numero due tracciati, il primo più agevole ma troppo costoso, per cui ripiegai sul secondo che prevedeva il livellamento del salite utilizzando buon materiale di sottofondo a mia disposizione. I proprietari tagliarono le piante ingombranti per agevolare il lavoro. La ditta Peppino Irma di Borgo San Dalmazzo con la pala D14, con palista Rinaldo Piero, abbassò le salite, modificò il tornante, spostò i massi e diede le contrapendenze dove si formarono pozzanghere. La ditta Bruno Flores e figlio vennero diverse giornate mettendo a disposizione pala, camion, greder. Entrambe le ditte mi fecero uno sconto sul costo totale. Per caricare il materiale venne l'operatore Groppo Sergio con pala gommata, mentre i camion furono inviati dalle imprese Verna Maurizio e fratelli, autista Gelso Sergio, Berna Nordica, strade, autista Giordano Luciano. Il greder per sistemare il materiale fu messo a disposizione da Bruno Flori, che si occupò anche della rullatura. Dopo un mese di assestamento siamo intervenuti con un camion di Berna Maurizio e la palla di Diano Alessandro per risistemare le condotte dell'acqua e ricaricare i vari sedimenti. Ho avuto a disposizione mezzi validi e uomini temperati alle fatiche che hanno lavorato senza sosta e con grande impegno. Tengo a sottolineare che sia gli autisti che i camion messi a disposizione hanno prestato la loro opera gratuitamente. L'acqua potabile era un desiderio di Aldo Ramondetta. Grazie all'interessamento di un caro amico ho ottenuto la concessione di un'unità di acqua disponibile per la chiesetta Madonna del Bosco e prelevata in località Bergemolo, comprai il materiale che consiste in metri lineari 2000 di tubazione, raccordi, giunti, saracinesche e accessori vari. Ringrazio ancora la nuova amministrazione comunale
che mi ha mandato la pala in località Pulco a Bergemoli con l'operatore Manarin Mauro per scavare e interrare la tubazione. Con qualche problemino ne abbiamo chiarito, finalmente l'acqua è arrivata a questa cappella. Abbiamo poi tagliato dei cespugli per renderla più visibile, per dar luce e poter vedere il bel panorama di De Monte e della nostra valle. In questi svariati lavori intervennero i soliti volontari, Vincenzo Appi, Gino Esuardi, Giovanni Merana, Fiandino Remo e Melchio Silvio, che instancabilmente mi hanno consentito di portare a termine i lavori. Offerte, famiglia Dolce, Marita e Roberto, mio nipote. Famiglia Beltrando Piero e di Bergemo, Staborgo, famiglia Ramondetti Lina, Carrara Miranda, sorelle Brunetto e Antonio, famiglia Rocchia Luciano, famiglia Rotter Franco, famiglia Antonio Rocchi, Antonio e Giovanna, sorelle Carrara e Mariuccia, Mariuccia Carrara e Carla, sorelle Giallo, Arno e Margherita, famiglia Giordano Luciano, famiglia Giordanetto e Sandro, famiglia Luciano. Tengo a precisare, l'acqua è appena arrivata ieri, grazie soprattutto a Vincenzo Arno. L'anno scorso ho definito fratello, quest'anno è un mio consigliere, fratello più consigliere, che mi la fa supinene allora, mentre che c'ha giù. Era un desiderio di Aldo Ramondetti. Ha impresso su una tavola questo nominativo appena descritto che ora lo mettiamo in evidenza. Apri. Porta la scritta di Aldo Ramondetti. Fontana Aldo Ramondetti. Mi promise di fare qualcos'altro. Quest'inverno mi trovo con una vasca in legno. Me la regalo. Aldo, mi ricordano tutto del lavoratore, servizievole, nell'arco annuale sia con le molto vicini che adulti si adoperava ed ha lasciato dei bellissimi ricordi. Ancora tante grazie. Vediamo che anche la Madonna in farra battuto di Aldo, proprio l'anno prima, l'ultimo lavoro che ha lasciato come ricordo per questo bel santuario, né? Oltre tutto il resto, cosa palpabile. Oltre quello che mi ha aiutato, perché quando lo chiamavo era sempre disponibile. In ogni modo ringraziamo anche il relatore di questa lunga relazione. E anche la consorte che ha pazienza, e tutta la famiglia che si è presa a cuore, e gli altri massari, che collaborano con chi a fronte questo impegno. The laughter in your eyes, soon your long awaited prize. Life is beautiful that way.